Penso che oggi, allora, nessuna delle due squadre ha perso, nessuna delle due squadre meritava di perdere e nessuna giustamente è uscita sconfitta. Perciò io devo essere onesto, devo fare i complimenti a entrambe le squadre. I più grandi complimenti a una squadra, la mia, che arriva qui a Rocco e probabilmente negli ultimi 45 minuti, compresi i supplementari, perché merita di vincere e di passare il turno. E credo che oggi la cosa più bella sia stato ricevere i complimenti dei giocatori della Triestina. Serafini, che ha fatto la Serie A, è appena arrivato in spogliatoio da noi, e che dicano che noi siamo la più bella squadra che si è vista qua a Rocco. Penso non esista complimento più grande da parte comunque di una squadra importante di blasone come la Triestina. Penso che l'Abano abbia vinto campionato e Champions League. Poi il resto raccontatelo voi, insomma. Poi chiaramente Fraccaro aveva fatto tutti i rigori e oggi l'ha sbagliato. Raccontatelo voi, insomma. Nei 90 minuti credo che abbiamo giocato una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo spinto molto. Forse in quella situazione lì meritavamo di chiuderla prima perché abbiamo avuto delle situazioni, diverse situazioni nel secondo tempo per poter vincere la partita. Non l'abbiamo fatto, poi è venuto questo gol che dobbiamo rivedere un attimo perché sicuramente abbiamo commesso un errore. E poi la partita è diventata sofferta perché loro hanno preso coraggio e nei tempi supplementari è stata una partita, diciamo così, molto, molto intensa dal punto di vista emozionale. È normale, loro non avevano più niente da perdere e noi ci siamo difesi. Diciamo che dal momento che siamo passati in vantaggio avevamo la partita in mano e sicuramente un gol così ci ha sorpreso. È anche vero che poi loro hanno spinto molto, soprattutto nel primo tempo supplementare. Diciamo, abbiamo subito questo rigore, è stato bravo Jean-Claude a parare e poi nel secondo tempo supplementare siamo riusciti invece a gestire meglio senza subire rischi. Però da stasera bisogna pensare alla prossima partita perché noi non abbiamo ancora vinto niente. E i play-off sono gare di questo stampo, bisogna saperci stare dentro. Noi oggi nei 90 minuti lo abbiamo fatto bene, nell'ultima mezz'ora abbiamo sofferto un po' troppo, però abbiamo portato a casa un risultato che per noi è molto importante. Per cui credo che i ragazzi in ogni caso hanno dimostrato grande cuore, grande volontà di portare a casa questo risultato e di giocare la finale. Ora, in particolare da martedì, cominceremo a preparare la prossima partita perché, come abbiamo visto, a Campo d'Arsego non, niente è scontato. Avremo bisogno anche domenica del nostro tifo perché oggi veramente bisogna ringraziare i tifosi perché in qualsiasi situazione sono stati veramente il 12° uomo in campo. E domenica speriamo di ripetere un'altra grande prestazione. Ecco.